Tra i tanti luoghi dove sono stato inviato di guerra c'è l'Afghanistan. L'ho girato, ho visto un sacco di realtà diverse di quel paese devastato dalla guerra. Sono 18 anni che c'è la guerra in Afghanistan. Allora, vi do un po' di cifre così vi rendete conto di quello che è l'Afghanistan oggi, di quello che è stato l'Afghanistan. Allora, in Afghanistan ci sono 96.000 soldati di 14 paesi differenti, di questi 2.822 sono italiani. In realtà però sono molti di più, sono 132.000, perché 36.000 sono mercenari, tra cui anche molti italiani. In Afghanistan in questi 18 anni sono morte 3.541 morti tra i soldati della coalizione, di cui 48 italiani morti in Afghanistan. Poi sono 68.000 calcolati come combattenti, poi chissà se lo fossero, e 340.000 civili, un totale di oltre 410.000 morti. In Afghanistan c'è una sola forma di economia, è la produzione di droga, oppio e hashish. Parliamo dell'oppio. Nel 2017, tanto per dare un dato molto recente, sono state prodotte 9 milioni di chilogrammi di oppio, con un incremento di quasi il 100% rispetto all'anno precedente, e la produzione di oppio aumenta ogni anno. Se si pensa che nel 2001, quando è iniziata questa guerra, di chilogrammi erano stati prodotti 180, si può capire come la guerra abbia influito in favore della produzione di oppio. Di questi 9 milioni di chilogrammi, una parte è stata trasformata, viene raffinata, viene trasformata in eroina, ne sono usciti 500.000 di chili di eroina, più c'è un altro 500.000 di chili di oppio che non va ai cartelli della droga, che per inciso ci sono in Afghanistan, in questo momento agiscono 150 diversi gruppi mafiosi e 2.000 gruppi criminali, non va a loro. Questi 500.000 di oppio va alle case farmaceutiche. Andate a vedere quali sono i farmaci più venduti al mondo e scoprirete che la maggior parte di questi sono a base di oppio. La guerra in Afghanistan è un gigantesco business per le case farmaceutiche. Nell'inchiesta che ho fatto io, che fece mia moglie Giorgia, scoprì che la maggior parte dei generali della NATO che si trovano in Afghanistan non si occupano di soldati, di guerra, di difesa, di ricostruzione come dovrebbe essere, fanno i lobbisti per conto delle case farmaceutiche, fanno in giro di villaggio in villaggio per trattare l'oppio alle migliori condizioni per una casa o per l'altra casa della Big Pharma. Tutta questa enorme quantità di oppio, peraltro coltivata su un territorio di 3.280 km², che è l'equivalente alla Val d'Aosta, tanto per capirsi, genera ogni anno un giro d'affari per 250 miliardi di dollari. Di questi 250 miliardi, un miliardo finisce ai gruppi estremisti islamici, tra cui l'ISIS. L'oppio viene coltivato prevalentemente in una regione insieme a Helmand in cui si trovano truppe statunitensi e britanniche. Viene coltivato sotto il loro naso, viene smerciato sotto il loro naso, viene caricato su aerei sotto il loro naso, anzi aerei non proprio della NATO perché non possono viaggiare con quei simboli, ma visto che ci sono tanti mercenari che non rispondono a nessuno, vengono caricati su questi aerei di mercenari, portati in Europa e consegnati all'Andrangheta. Fino ad oggi a noi la guerra è costata 1.000 miliardi di dollari. Questo quanto ci è costata la guerra afghana. Solo all'Italia è costata 8 miliardi. 8 miliardi è, non so, il costo del reddito di cittadinanza. Questo ci è costata fino ad oggi la guerra in Afghanistan. E ci è costata anche qualcos'altro. Il dato italiano non lo so, però vi do il dato statunitense che invece ho. Nel 2001 negli Stati Uniti c'erano 189.000 eroinomani. Oggi ce ne sono 4 milioni e mezzo. Allora, noi abbiamo fatto guerra all'Afghanistan in seguito all'attentato dell'11 settembre, il 7 ottobre del 2001.
Abbiamo fatto guerra all'Afghanistan per punire chi aveva organizzato l'11 settembre. Il problema è che se si indaga sull'11 settembre si scopre che almeno i responsabili materiali di quell'11 settembre non hanno nulla a che fare con l'Afghanistan. Quasi tutti i 19 dirottatori che hanno compiuto l'11 settembre vengono dalla Bosnia. Il loro leader presunto, Osama Bin Laden, aveva passaporto bosniaco. Il vice del loro leader, al-Zawahiri, aveva passaporto bosniaco. Noi dovevamo attaccare la Bosnia, e sarebbe stato assurdo, non l'Afghanistan. Non si è attaccato l'Afghanistan per l'11 settembre. E l'11 settembre ha prodotto tutte quante queste schifezze. Oggi la ministra Trenta, anzi qualche giorno fa, ha deciso di fare un'analisi, ha chiesto ai suoi generali di fare un'analisi per mettere giù un piano per il ritiro dei nostri soldati dall'Afghanistan. Finalmente si esce da questa follia che arricchisce le case farmaceutiche, che arricchisce i cartelli della droga, che arricchisce l'andrangheta, che arricchisce l'ISIS e tutti gli altri gruppi di matti islamici e che distrugge le vite in Afghanistan e le vite dei nostri giovani qui in Europa.